Michele non c'era, eppure la sua presenza si percepiva ovunque, nei sorrisi e nelle lacrime, dei genitori, degli amici, di chi lo conosceva e gli voleva bene. Non salverò il mondo, ma una vita sì, ripeteva spesso, e in tanti ieri hanno indossato la maglia dell'Aido con quella scritta. Allo stadio comunale Bianchi di Bobbio è andata in scena una partita per la vita, a proprio in memoria di Michele Lizzori, vicepresidente di Aido, e anche il ricordo del presidente Luigi Baldini, anche lui scomparso quest'anno. A sfidarsi sul campo da calcio la nazionale trapiantati, i sanitari del 118 e gli amministratori comunali. Il papà Gianni ha ricordato le parole del presidente regionale Stefano Cresci. Con la sua malattia, con quello che ha avuto, non poteva donare niente e questo era un dispiacere per noi. Lui mi ha detto due parole, mi ha detto guarda, con quello che ha fatto lui in 20 anni di Aido ha sicuramente fatto donare più di quello che avrebbe potuto donare lui, e questo ci ha veramente confortati. I sanitari del 118 si sono aggiudicati la vittoria, anche se a vincere è stata la solidarietà. La fine di qualcuno può essere inizio per altri, una donazione a 360 gradi. Infatti la giornata organizzata da Aido, Associazione per la donazione di organi e tessuti, ha visto la collaborazione anche di Avis e Admo per la donazione di sangue e midollo osseo, presente anche l'Associazione Volontari Ospedalieri. Fondamentale la volontà del sindaco di Bobbio Roberto Pasquale ad accogliere ancora una volta l'iniziativa di Michele, ricordando l'importanza della scelta in comune. Oggi con la carta d'identità elettronica che è partita in quasi tutti i comuni, Bobbio del 5 di maggio, abbiamo la possibilità di fare la scelta. È un invito che io faccio a tutti i cittadini, quello di donare e di fare la scelta quando si va a richiedere la carta d'identità. Quando lo fate ditelo anche ai vostri familiari, perché così dopo i nostri familiari avranno la possibilità di dire ha fatto la scelta della donazione, se c'è qualche organo che si può utilizzare prendetelo. Non è voluta mancare la presidente nazionale di Aido, Flavia Petrin, che ha sottoscritto un'importante convenzione con Katie Russo, presidente della nazionale trapiantati, che prevede una collaborazione tra le due realtà su tutto il territorio. La partita è stata preceduta sabato sera dalla presentazione in Piazza Fara della squadra nazionale trapiantati, persone che sono tornate alla vita grazie alla donazione. Ancora oggi sono 8.800 i malati che aspettano un organo. Per noi è stato un anno veramente drammatico, oserei dire, perché abbiamo perso proprio due persone straordinarie, oltre che due grandissimi amici. E mi fa piacere oggi che ci sia tanta gente qui a ricordarli, perché vorrei proprio unirli tutti e due assieme, non solamente Michele ma anche Luigi, che ha fatto un grande lavoro per l'Aido. Nel pomeriggio di sabato, sempre a Bobbio, si è fatto il punto sui trapianti in un interessante convegno. Nel primo semestre di quest'anno sono già 3 i donatori utilizzati e 2 le donazioni multitessuto effettuate. I trapianti di midollo osseo a Piacenza hanno toccato quota 495. C'è un mondo che si muove dietro i trapianti, a partire dall'espianto fino a rendere disponibile l'organo e tutti i controlli, per fare in modo che tutto avvenga nella massima sicurezza. Tutto questo, come dico sempre, non sarebbe possibile se non ci fossero i donatori. Nazionale, consegniamo questa targa alla famiglia.